Ragazzi, allora questo è un video haul per quanto riguarda gli acquisti che ho fatto alle porte di Catania per quanto riguarda il make-up. Sono stata in due posti, cioè sono stata a Le Verrocher e a Bottega Verde, se non mi sbaglio, e poi vi metterò anche qualcosina riguardante Avon che ho acquistato qui di recente, sempre nella mia amica Nellina, che saluto. Ciao Nellina. Allora, io ho la scheda, quella dell'Avon, e c'era la promozione della pochette piccolina. E quindi l'ho voluta prendere. La pochette è questa. Io non credo di andare in vacanza, ma le pochette fanno sempre comodo. E sono queste così: hanno il manico, hanno lo stemma dell'Yves Rocher, e aprendola diventa così abbastanza capiente. Proprio direi abbastanza capiente. Mi è piaciuta veramente tanto. Poi il colore è scuro, abbastanza scuro. È un borgogna scuro che a me piace tantissimo e quindi sono stata contenta di averla presa. Se non mi sbaglio, dovevo dare un supplemento per avere la borsa quella più grande, sempre della stessa linea, e quindi l'ho voluta prendere. Ed è questa qua, è rettangolare, abbastanza grande con dei manici. Dentro è bella capiente, vedete? E devo dire che è ottima anche per andare al mare, per mettere gli asciugamani dentro, perché io utilizzo quelli in microfibra, quindi qua dentro ce ne entrano tantissimi. E ho preso questa. Gli ho dato un supplemento, ma non mi ricordo di quanto. Comunque, non lo so. Mentre ero lì avevo delle promozioni da utilizzare, quindi ho preso subito una cosa che riguarda mio figlio, perché siccome mio figlio ha come si dice, un colore di pelle abbastanza chiaro, tipo il mio, però io automaticamente sto sotto l'ombrellone, quindi io sono tranquilla. Invece mio figlio no, mio figlio si fa le passeggiate, si mettono a giocare con i tamburelli e tutto, quindi non sta mai sotto l'ombrellone. Automaticamente devi sempre utilizzare una protezione. Siccome lui secca strofinarsi creme e cremine, io gli ho preso questo qua, lo spray, che è al SPF 30 ed è un proteggi, uno spray zero traccia all'aloe del Madagascar, ed è questo qua. Lui l'ha utilizzato un pochettino questa domenica, proprio perché lui veramente è molto chiaro, veramente è chiarissimo. Quindi ho preferito prendergli una cosa del genere, perché veramente lui non ci fa nemmeno caso, lui se ne va tranquillo. Invece gli ho voluto prendere questo, che proprio è tipo, c'è anche l'aloe, ecco, c'è scritto. È idratazione immediata, resistente all'acqua e spray multiposizione. Quindi lui subito subito si mette questa protezione ed è una cosa che gli piace. Un'altra cosa che ho preso, questo e non mi ricordo. Allora, questo, se non mi sbaglio, dovrebbe essere questo qua. Era 6 euro o 19, non mi ricordo. Comunque non si capisce niente dagli scontrini. Sapete i prezzi di questo prodotto. L'altra cosa che ho preso, che io adoro, in assoluto adoro, è il profumo, quello Almond Oil. Allora, è bellissimo, sapete tutti la profumazione? Madonna! Io quando mi faccio la doccia con il bagnoschiuma, quello piccolino del Monoi, veramente sembra di essere tipo al mare, quel profumo di mare, non lo so, bellissimo. E ho preso questo qua che mi piace tantissimo, perché io lo voglio utilizzare quando mi faccio tipo la doccia con quel bagnoschiuma, perché ne ho presi tre l'anno scorso. Con quel bagnoschiuma mi piacerebbe utilizzare questo tipo come rinfrescante, per far sì che l'odore del bagnoschiuma persiste più a lungo. E quindi ho preso questo qua, e quando ci andrò la prossima volta a Catania ne prenderò altri, quando avrò gli sconti, non ci vado senza sconti. Poi sono stata da Bottega Verde. Sapete tutti la mia fissazione, veramente sono fissata per quanto riguarda le tinte labbra. Quindi, siccome ho visto un video di una ragazza, non mi ricordo come si chiama, ho visto un video di una ragazza dove faceva vedere diverse tinte labbra, tra cui queste della Bottega Verde. E quindi io l'ho voluto prendere subito. Proprio sapete come? Subito. E ne ho prese 4.
ve li faccio vedere subito. E di queste tinte io ne ho prese 4. Non so se si vede il packaging. Aspettate, ve ne faccio vedere una. Perché è nero ma con tutti i disegni specchiati. C'è la scritta Bottega Verde, tutta questa scritta è tutta specchiata. Quindi non è che si vede qualcosa, vedete? Vedete così? Così la vedete. Comunque queste. E poi mi ha dato svariati campioncini. Comunque, i soliti campioncini. Le tinte labbra venivano 7,50 euro ognuna. Vi faccio vedere quali ho preso. Allora, aspettate che leggo dove è scritto il colore. No, è scritto di dentro. Comunque, il packaging di fuori è questo. Questo qua. Ha 18 mesi di scadenza. Vediamo dove è scritto. Comunque qui c'è scritto che è un rossetto liquido tenuta estrema con olio di rosa bianca e vitamina E. Poi, in un solo gesto dona colore intenso alle labbra, non sbava e non lascia tracce. Modo d'uso, stendere sulle labbra con l'applicazione, eccetera, con l'applicatore, eccetera, eccetera. Niente, dice di quant'è, non lo dice. Boh, io non li trovo mai questi, diciamo, dove c'è scritto quant'è, quanto non è. Mai lo trovo. Il primo che vi faccio vedere è questo qua. Oddio, che scritto piccolo. È questo qua, che è quello che tra tutti avevo visto su Instagram, dove un sacco di ragazze avevano tutta questa tinta. E quindi l'ho voluta prendere perché tutti ne parlavano in una maniera pazzesca, tutti ovviamente benissimo. Questa è Anguria Watermelon, questa qua. Ovviamente vi scriverò tutto sotto. Questo è quello che c'è scritto nella confezione. Rossetto liquido, tenuta estrema, eccetera, eccetera. C'è scritto i grammi? Sì, i grammi c'è scritto. Sì, Stefania, i grammi. I grammi. I grammi ci sono scritti. Vi faccio vedere. L'applicatore è questo qua a lip gloss. E vi faccio vedere la tinta. Come applicazione non c'è male. Devo dire che appena gli ho dato la prima passata è stato abbastanza coprente. Cioè, vedete qua. Che colore è? È un rosso chiaro? Non lo so, un rosso chiaro. Io lo vedo qua fucsia, ma non è fucsia come si vede qua. È un non è proprio fucsia. Non ve lo saprei dire. Il primo è questo. Il secondo che vi faccio vedere. Io non ho preso uno solo, uno che non mi piaceva. Le altre non mi piacevano. Uno non l'ho preso perché è uguale alla tinta labbra che avevo preso la scorsa volta per quanto riguarda questi qua della Lacoste, questi qua, e quindi era uguale, quindi non l'ho voluta prendere. L'altro colore che ovviamente non potevo non prendere si chiama rosa velluto ed è pink velvet. Vabbè, rosa velluto, pink velvet, che è questo qua. E ora voi mi dite che colore è. Mi dovete dire se non è. L'odore non mi convince molto. Perché ha una specie odore di caramello. Io odio questo odore. Cioè, a me non dovrebbero fare odori per quanto riguarda i rossetti. Perché io ce l'ho proprio sotto il naso. Avendo il naso leggermente piccolo. Quindi io lo sento subito l'odore. Mi dà fastidio. Allora, questo che cos'è secondo voi? Non è un color malva? Io vedo malva dappertutto. Questo qua. Io ci vedo del malva, sarebbe un color labbra, tra virgolette, però io vedo del malva, non lo so perché sono troppo fissata con questo malva. Gli vedo del malva. Comunque questo, se non mi sbaglio, è l'unico chiaro che ho. Il terzo che vi faccio vedere è questo, che è un rosso abbastanza scuro ed è amaranto, color amaranto. Ed è questo.
Devo dire che la stesura è favolosa, proprio ve lo dico sincera, la stesura è favolosa. Questo è un bellissimo rosso, vedete, questo sì, è bello, questo è un rosso. Quello forse è un rosso, quello che vi ho fatto vedere prima è un rosso con del pesca all'interno, questo invece è rosso. Vedete la differenza? È rosso, guardate, questo già si è seccato, questo è rosso. Poi l'ultimo che vi faccio vedere è un altro tipo di rosso. Sì, e questo si chiama rosso bacio. Wow, rosso bacio. Rosso bacio. Vediamo com'è questo rosso bacio. Io l'ho visti là, l'ho sbocciati là, per questo li ho presi. Questo è un rosso più acceso. È un rosso più acceso del precedente. Ed è questo qua. Molto bello anche questo. Bello. Mi piacciono. Il prezzo ve l'ho detto, sì. Di questi non vi so dire altro. Ho sentito soltanto delle buonissime recensioni e quindi li ho voluti acquistare. Sicuramente vi farò sapere qualche cosa, li metterò, tipo quando li indosserò, li metterò su Instagram e vi dirò cos'è e se mi ci sono trovata bene. Di questo sicuro al 100%. Aspettate che vi faccio vedere gli acquisti. Per i prezzi, ovviamente, per quanto riguarda Avon, come sempre ve li metterò qua sotto. Allora, la prima cosa che ho preso è un eyeliner che era in promozione. Aspettiamo poi che asciughi e li controlliamo. È sempre dell'Avon, come vi ho detto, ed è un eyeliner. E questo qua è il black. Ovviamente, black. Questo era in promozione, però non vi so dire. Siccome la mia fissa per saper mettere l'eyeliner è ancora valida e quindi ci voglio provare all'infinito, l'applicatore è questo qua tipo evidenziatore, non so se si vede, guardate la punta, non so se la vedete, e quindi l'ho voluto acquistare. La linea la fa abbastanza dritta, sono io che sono storta ed è questa. È bella nera e dritta. Quindi vediamo cosa riesco a fare con questo eyeliner. Poi ho preso altre matite e mi hanno rubato un rossetto. Non trovo il rossetto. Rossetto. Eccolo. Scusate la sedia, scusate. Ecco qua il rossetto. Allora, ho preso delle matite. Queste matite sono Ultra Glimmer Stick Lip Liner e sono nella colorazione Deep Plum. Non devo più comprare matite, me lo devo ripetere in caso se voi mi vedete tipo là o da qualsiasi altra parte che io compro matite, mi dovete dire: Stefania, hai detto che non devi comprare più matite. Quindi finiscila. La matita è così. Questa è la seconda che compro, perché già una di queste l'ho già acquistata. E questo è il colore. Questo è Deep Plum. Poi ho acquistato la Simply Spice. Mi devo sbrigare. Che è così, come l'altra. E la colorazione è questa. È abbastanza chiara come matita. E questa l'ho presa per il rossetto Mer di MAC. Questa qua. Questa
presa per Mer perché Super Giù è il colore, diciamo, che si avvicina di più. L'ultima che ho preso è Pink Bouquet. Pink Bouquet. E nel frattempo vi faccio vedere anche le altre due che io ho di norma, che già avevo. Questo qua. Ve li faccio vedere anche quelli. Questo è un... No, si è rotta la punta. Battata! Si è rotta la punta. E con questo caldo. Poi io sto sfregando. E va bene. Aspettate un minuto, vediamo se ci riesco. No, buttiamo. Mi sono solo sporcato. E che sono così sottili le punte che si fanno subito. Comunque è un rosa. Ed è questo qua. Le altre due che vi faccio vedere, che sono, che già le ho comprate precedentemente, sono la True Red, che è questa, che già, queste le ho utilizzate tantissimo. Ed è questa qua, la True Red. E l'altra che vi faccio vedere è la Sugar Plum. No, che questa qua è infatti no. No, no, vabbè. Ho sbagliato. Credevo che erano due, infatti è in un'altra posizione. Di norma questa qua è quella per occhi ed è la Glimmer Stick Diamond. Questa qua si trova nella posizione delle matite labbra perché se vi ricordate il video che ho fatto in collaborazione, dove ho fatto il trucco da vampira, ho messo la matita scura sulle labbra, ma la volevo brillantinata e ho utilizzato questa qua, quindi adesso si trovava nelle matite labbra. Ma non è una matita labbra, è una matita occhi. Comunque, queste sono le matite che ho preso per quanto riguarda l'Avon. Poi, per ultima vi lascerò i rossetti. Poi ho preso qualche bijou, sapete tutti che io sono appassionata di queste cose e mi piacciono perché io li so mantenere bene, nel senso io non ho problemi perché io prima metto il profumo e poi metto la collana, il bracciale o quello che sia. Molte di voi ad esempio questa cosa non la fanno e quindi si macchiano direttamente le collane perché essendo non d'argento, eccetera, eccetera. Si macchiano, io lo faccio così anche con la bigiotteria che compro al mercato. Comunque, la confezione che ho preso è questa qua e si tratta di anellini che ovviamente, essendo che io porto le calze, non metterò mai ai piedi, ma li metterò nelle mani. E sono questi qua, sono veramente bellissimi, uno più bello dell'altro, specialmente questo che dondola è bellissimo. Mi scuso per veramente le urla che sentite fuori, ma sono i bambini, hanno anche loro diritto di giocare e divertirsi. E sono questi qua, sono bellissimi, uno più bello dell'altro veramente. Ve ne faccio vedere uno come simbolo, è questo qua, vedete? Questo è quello con la perlina. È molto molto bello, io li adoro, specialmente quando esco, tipo se voglio fare quella... Oddio, che mal di testa. Mi piace avere delle cose tipo così. Sono un pochettino fissata, ma cioè, cos'è che volete dalla vita voi? Cosa? Se non facciamo così, se non ci rendiamo la vita facile noi o divertente, chi lo farà per noi? Chi? E mi sono piaciute, ovviamente i prezzi giù nell'info box. Se non mi sbaglio sono costate 8 euro e qualcosa.
La cosa, diciamo, perché ho fatto quest'ordine, che gli ho fatto una testa tanta così a Nellina, sono stati i rossetti 3D. Sapete tutti questa fissazione che ho per i rossetti, lo sapete, io ve la ribadisco ogni volta, ma voi già lo sapete tutti. Io adoro i rossetti in generale, quindi specialmente che sono in 3D mi piacciono, li volevo provare. Siccome, se vi ricordate, ho avuto un campioncino che sarebbe questo, io sto sbavando, cioè letteralmente con sto caldo. Io per questo in estate preferisco le tinte labbra, lì li metti e dopo li togli. Qui invece no, qui li devi ritoccare ogni 5 secondi. Ma comunque, andiamo ai rossetti e io ne ho presi 3. Vi faccio vedere quelli che ho preso. Il primo è Hot Parties, giusto? Non si leggerà niente, ve lo scriverò sotto. Il packaging, non vi ho fatto vedere, il packaging è così, grigio, a differenza degli altri che è nero, e sempre con l'apertura sopra per vedere il prodotto, che io non ci capisco lo stesso niente. Questo è Hot Part ed è questo colore qua. Io ho provato quello che vi ho fatto vedere e che vi farò vedere per ultimo e me ne sono letteralmente innamorata e quindi li ho voluti prendere. Il colore è abbastanza pieno, vi posso dire. È un fucsia che ha del blu all'interno ed è questo qua. Ovviamente non potevo non prendere un fucsia che ha del blu all'interno. Stiamo scherzando? Ed è questo qua. Io quando vedo queste cose ho gli occhi a cuoricino, ma sono le cose che mi piacciono di più. Poi ho preso un rosso ed è il Power Trip. Qua si legge. Ed è questo. E ve lo swatcho qua, è un bellissimo rosso, eh. Veramente belle, è un rosso per me sempre a base blu, eh? Ed è questo, molto bello. E per ultimo vi faccio vedere quello che mi ha fatto innamorare proprio pazzamente e si chiama Berry Cute. Ed è questo. A me è piaciuto tantissimo. Io ho fatto un trucco dove ho messo direttamente il campioncino e devo dire la verità, quando sono andata poi da mia mamma, perché mi sono truccata e sono andata da mia mamma, mi hanno fatto tutti i complimenti. Questo qua ovviamente è un prugna. Belli scuri che a me piacciono tantissimo. Cioè non un bello scuro, comunque è un prugna. Questo. Bellissimo. I rossetti, se non mi sbaglio, venivano 5 euro e qualcosa. Poi vi metterò tutto nell'info box. Per quanto riguarda le tinte labbra come si chiama? L'ho sporcata. Le tinte labbra della Bottega Verde, andiamo a verificare. Aspettate che mi asciugo le mani perché ho toccato la salviettina. Andiamo a verificare. Dito pulito. Qua. Se io li tocco, come si dice? Cioè, di stampare stampa. Anche così, leggermente, ma stampa. Però si sono seccate, guardate qua. Si sono letteralmente seccate. Li devo provare sulle labbra perché mi sono accorta che alcuni, tipo quando li mettiamo qui sulla mano. Scusate, ma qua stanno aumentando. Quando li mettiamo sulla mano hanno un tipo di stesura, un tipo di non so come dire, tipo si seccano abbastanza. Invece poi sulle labbra, perché col fatto anche che noi ci lecchiamo ogni 5 secondi le labbra, può darsi che non tiene troppo il rossetto. Però non lo so, a me questi colori mi sono piaciuti. Sicuramente il malva è il primo che utilizzerò in assoluto perché sapete tutti il mio amore per questo colore. E anche questo, devo dire che questi colori mi stanno anche piacendo. Non mi ricordo, una ragazza ha detto che assomigliano di più tipo ai rossetti della Mulac. Non mi ricordo se Marilyn o Pretty Woman, che ha un, come si dice, un sottotono. L'ho preso tutte e due.
Nel senso, questi due. Questo qua è Marilyn e questo è Pretty Woman. Allora assomiglia a questo qua, a Marilyn. Sì. Aspettate che ve lo metto di lato. Sì. Guardate. Le assomiglia leggermente, ovviamente quella è una tinta, questo è un rossetto, ma questa è la stesura. Questo qua è Marilyn, l'ultimo. E l'altra è la tinta labbra della Bottega Verde. Niente, devo dire che mi sono piaciute, perlomeno come swatch e tutte mi sono piaciute. Volevo chiedervi un favore, io sto cercando questi matitoni, questi qua, i matitoni Velvet Stick di Deborah Milano, che io ho nella colorazione 04. Se per caso voi sapete qualche cosa per quanto riguarda questi matitoni, mi saprete dire qualcosa qua sotto, se non li fanno più, eccetera, eccetera, perché io li volevo acquistare gli altri colori. Niente, ragazza, per quanto riguarda questo video io ho finito, sto morendo veramente dal caldo. Mi scuso per tutti i rumori, tutte le voci che sentite fuori, ma devo stare per forza con la porta aperta perché sennò io mi squaglio letteralmente. E quindi veramente vi chiedo scusa, la devo tenere per forza aperta. Niente, ragazza, per quanto riguarda questo video è finito. Questi sono tutti gli swatch che vi ho fatto per quanto riguarda tinte labbra della Bottega Verde e i rossetti dell'Avon con tutte le matite. Io finisco qua il video. Se non mi sbaglio, per questa cosa non vi devo far vedere niente. No, il prossimo video che vi faccio vedere, vediamo se riesco a farlo adesso subito, è quello della Essence, perché ho fatto sia un ordine da Cosmetics for Less, sia sono stata alla Colin a Catania e quindi ho preso delle cose là. Quindi vediamo cosa riesco a fare, se riesco a farlo subito, quindi lo vedrete dopo di questo. Niente ragazza, cosa dirvi di più? Il video è finito, spero che i miei acquisti vi siano piaciuti e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate, se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!